Allora, buonasera a tutti, voglio iniziare con ovviamente ringraziarvi della vostra presenza e per entrare subito dentro a questo incontro denominato Performance di Pensiero 3, Corpi e Abitanti, parlo così, insomma, di questa mostra a cui si collega questo corpus di 5 incontri appunto sui temi della mostra. La mostra non si sente? No, prova. Prova di batteria. Allora, se avete avuto modo di vedere le guide e i titoli delle opere esposte, la mostra si prende forma di una messa in scena teatrale, cioè abbiamo atto primo, scena prima, atto primo, scena seconda, quindi c'è una messa in scena. La messa in scena è un racconto. E che cos'è che si mette in scena? Si mette in scena lo svolgimento di un pensiero. La mostra si chiama Rischio, il corpo come territorio di conquista. Entrando la prima scena a cui assistiamo, si chiama Il gioco. E che cosa racconta? Racconta che c'è un gioco, a questo gioco che si chiama Rischio, e il gioco ha la forma della conquista del corpo. No? Nella parte in cui siamo seduti su questo tappeto, che è la scena seconda, siamo nel pedine territorio. Quindi abbiamo il gioco della conquista del corpo e abbiamo che nel nostro essere sopra questa pedana noi veniamo dichiarati come pedine del gioco. Al tempo stesso, oltre ad essere pedine del gioco, siamo anche territori di conquista. Quindi abbiamo questo duplice ruolo di sia di pedine che di territorio. E questo è un dato del nostro essere dentro questo gioco. È un gioco da cui non ci possiamo sottrarre, ma però in cui possiamo in qualche modo decidere di organizzare, no, la definizione di noi stessi. L'atto secondo, che cosa ci racconta? Ci racconta che questo gioco si spinge fino al limite estremo della conquista della morte. Quindi il territorio di conquista del corpo dico questa cosa per chi non ha seguito magari anche gli altri incontri, l'incontro di ieri si chiamava Corpo e Identità, dove noi andando a parlare del corpo, no, come territorio di conquista, in realtà andiamo a parlare dell'identità come territorio di conquista. E dicevo che questo conquista si spinge al limite estremo della conquista della morte, ovvero al limite estremo in cui c'è la sottrazione del disporre di quello che è il decidere in merito alla propria morte. Ora io faccio una carrellata di sviluppo molto stringata perché ovviamente tutti questi incontri collegati affrontano lo sviluppo di questo tema, quindi io ricollego per così, ma
volutamente in maniera molto sintetica. E, questo lavoro dal titolo Luana, che è l'atto secondo, scena seconda, si chiama Fenomeno emblematico, il titolo dell'atto secondo, scena seconda, ci dice che le vicende legate alla morte di Ronan Grano, che penso tutti o se non tutti tanti di voi abbiano presente, assurgono al fenomeno emblematico di questa conquista della morte. E quindi questa conquista della morte non è una astrazione, è qualcosa che noi possiamo osservare, è un fenomeno osservabile di un passato neanche tanto, e che non è un caso singolo ovviamente. E in questo la riflessione è anche che per arrivare alla conquista della morte c'è tutta una serie di altre conquiste, no? Sottostanti, no? Prima di arrivare a questo. Arriviamo poi all'atto terzo, che è il rischio della solitizzazione, dove abbiamo questo lavoro che si chiama Antologia della mucca. Quindi questo percorso arriva a fare delle considerazioni di tipo squisitamente ontologico. Ontologia della mucca, relazione intero parte, dove l'osservazione è che quello che a cui noi è, diciamo, ciò che ci è dato è l'osservazione della parte, ma l'intero è qualcosa che viene costruito dall'osservazione della parte. Non è non è un dato fenomenologico che noi possiamo osservare se non attraverso l'osservazione della parte. E che il rischio è dell'assolutizzazione, che quando un dato intero viene appunto assolutizzato, ne abbiamo una riduzione della coscienza a quella singola e arbitraria assolutizzazione. Detto questo, io passo la parola ad Alessandro Negrini, che vi dirà anche meglio, diciamo, l'organizzazione di questi incontri, e poi apriremo questo così, incontro, dialogo, dove andremo insieme a Nicola Marzotti, architetto e docente a Delft, comporre altri, diciamo, tasselli di questo sviluppo che vi ho così, diciamo, sinteticamente ricordato. Sì, volevo rapidamente passare la parola a Nicola. Vorrei dirvi questo, nell'economia generale di questa operazione di rischio, come vedete, vi sono diverse opere e queste opere sono così tenute insieme da una linea di messa in scena, e all'interno di questa messa in scena generale, che non riguarda esclusivamente le opere, vengono considerate anche delle performance del pensiero che si innestano così nell'intero dell'operazione rischio, cercando di chiarificare, ma più che altro di cercare di portare i problemi, le tematiche in gioco a livello di dialogo fra le persone. Sono strutturate in una forma abbastanza classica da conferenza, dove noi siamo da questa parte o da quella, ma in realtà l'obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di unione fra chi parla e chi ascolta, in modo tale che all'inizio c'è uno che parla, ma dopo un po' diventa un dialogo. Questo è un obiettivo che non sempre vedo che si raggiunge. Speriamo stasera, dopo aver parlato un po', che anche a voi venga voglia di dire qualche vostra opinione, io ne sarei contento.
Gli incontri che noi abbiamo sviluppato sono 5 e diciamo così vogliono cercare uno dopo l'altro di sviluppare questa idea di fondo, di corpo come identità e anche attraverso degli sviluppi analogici. Per esempio la prima sera abbiamo cercato di guardare che cosa ci dice la storia dell'arte dal punto di vista della rappresentazione dell'iconografia del corpo, sul corpo stesso come identità. Ieri abbiamo cercato di affrontare su un piano, diciamo così, mitologico barra scientifico, lasciando la filosofia un pochino in sospeso, per quanto riguarda il concetto di identità. E stasera facciamo un'operazione analogica molto interessante, cioè incominciamo a pensare non più al corpo, e il corpo identità inteso come il corpo della persona, ma proviamo a vedere cosa succede se pensiamo all'identità, al corpo della città, della polis, del luogo, diciamo così, attraverso il quale si dà un'identità degli uomini come abitanti. E per introdurci a questo discorso che lasceremo sviluppare come decide Nicola, avevo solo comunque l'idea di anticiparlo attraverso una costruzione di, posso dire, uno dei pochi filosofi contemporanei che si è entrato in modo abbastanza deciso nel dibattito dell'architettura. Sto parlando di Heidegger. Heidegger ebbe, come sapete, la sventura per lui, ma secondo me la fortuna per noi, di essere, gli fu proibito di insegnare dopo 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e questo lo pose fuori da quel mondo accademico, lo pose nella situazione di perseguire una ricerca molto libera, molto legata non a quelle che erano le urgenze che l'Accademia pone, e tuttavia veniva ogni tanto chiamato da qualche luogo di pensiero, di cultura, a esprimere il suo pensiero. In particolar modo nel 1951 venne chiamato in una conferenza relativa all'uomo e allo spazio, no? E scrisse questo micro saggettino delizioso che vi consiglio, che si chiama Costruire, Abitare, Pensare, 14 pagine, che mi dà lo spunto per iniziare a parlare con Nicola. Il concetto che viene espresso, prendiamo questi due concetti, non il terzo, non pensare, quello è un altro discorso che viene dopo, ma il concetto di abitare e di costruire. La provocazione che fa Heidegger è la seguente. Lui dice, secondo il nostro modo di pensare naturale, comune, tutti noi siamo pronti a pensare che prima noi costruiamo una casa, quindi dopo abitiamo in essa. Oppure costruiamo una fabbrica e dopo abitiamo come lavoratori in essa, no? Poi costruiamo un ponte e li abitiamo come camminatori del ponte. E fa notare Heidegger, e io qui cito e ti passo la parola, non è possibile costruire se non precedentemente si abita. L'abitare è la condizione affinché possa avvenire o costruire. Il costruire ha senso sempre nell'orizzonte precedente dato dall'abitare. Quindi abitare non significa, come dire, soggiornare in un luogo, non significa essere parte delle mere presenze che popolano un luogo. Abitare significa essere nel luogo e ivi averne cura e sviluppare le proprie potenzialità nel luogo e le potenzialità del luogo in se stessi. Abitare è sostanzialmente essere nel luogo. Un esempio interessante che fa per illustrare questo concetto così apparentemente contrario al senso comune è il concetto di ponte. No? Che cos'è un ponte? Un ponte è propriamente, dice Heidegger, ciò che crea uno spazio, un luogo nel quale è possibile abitare. Un ponte, innanzitutto, è ciò che lega, per esempio, due rive di un fiume. Cosa fa il ponte nel collegare le due rive di un fiume? Naturalmente, oltre alla sua funzione, mette nelle condizioni affinché si crei un luogo
mette in condizione di vedere le due rive collegate fra di loro, quindi le rive del fiume emergono come tali, e mette in condizione l'abitante di abitare questa nuova regione dello spazio che non c'era, quindi è stata costruita, che è appunto il ponte. Adesso ancora ti lascio la tua riflessione. Cercherò di mettere in rapporto due diverse considerazioni, partendo dalle sollecitazioni che mi ha dato Franco, cercando di rapportare queste sollecitazioni alle tue. Innanzitutto mi piace accettare la qualificazione del gioco, che è un po' nello spirito della mostra, ed è da lì che voglio partire. Mentre tu parlavi ho costruito un diagramma molto rapido cercando di richiamare le parole chiave del tuo discorso, che sono fondamentalmente territorio, corpo, conquista e gioco, quindi come sistema di regole. Però rispetto alla sequenza, all'ordine del discorso che tu hai dato, farò un'operazione di decostruzione. Cambierò l'ordine del tuo discorso per cercare di spiegare che rapporti ci siano tra la creatura e il corpo, e magari per suggerire come si sia arrivati al vostro tema. Cioè cercherò di farvi capire come, nella mia prospettiva, la vostra ipotesi sia l'esito di un processo che ha una memoria, un percorso molto lontano del tema.